Un debutto molto proficuo. Ho incontrato il presidente della Commissione Juncker e il presidente del Consiglio europeo Tusk. Ad entrambi ho posto quelle che sono le nostre priorità, cioè la riforma della disciplina del regolamento di Dublino sulla migrazione e la questione della crescita, dello sviluppo. Per quanto riguarda il primo punto, ho chiaramente espresso la posizione di totale insoddisfazione dell'Italia per le proposte che sono attualmente discusse. Riteniamo che siano assolutamente insoddisfacenti. Come è stato anche detto autorevolmente da altri partner dell'Unione Europea, l'Italia è stata lasciata sola in tutti questi anni nella gestione dei flussi migratori e questo è inaccettabile. Se vogliamo un'idea di Europa forte, come tutti declamiamo a voce, dobbiamo anche tradurre questa idea e applicarla nei momenti in cui occorre mostrare solidarietà. Noi vogliamo un'Europa più forte ma anche più solidale. Europa compatta contro i dazi commerciali o l'Italia potrebbe smarcarsi? Ma per quanto riguarda il problema dei dazi commerciali, siamo qui, come avete anche saputo, c'è molta conflittualità, ci sono state dichiarazioni anche molto veementi da parte del presidente Trump e degli altri partner europei. Noi siamo qui adesso per valutare le varie posizioni, sicuramente come nelle nostre corde saremo portatori di una posizione moderata, cercheremo di capire anche le ragioni che spingono ad assumere queste posizioni e ci comporteremo di conseguenza.